Sei uscito, eri commosso, hai sentito molto questa folla che ti acclamava. Eh sì, gli elogi mi mettono un po' in difficoltà. Anche un duro, un friulano come te ha sentito queste cose. Ma gli elogi fanno breccia sempre. Senti, ma il 3-0 di oggi però non te l'aspettavi nemmeno tu, penso. Ma guarda, io sono fiducioso sempre, poi dico che mi aspettassi 3-0, forse no, però noi ci giochiamo sempre la partita, ecco, che poi oggi è andata particolarmente bene perché la squadra ha saputo sfruttare al pieno le proprie doti. Un Milan carico di tossine, povero di fantasia e tatticamente votato al Karakiri, contro una Juventus in grado di catapultarsi a velocità da capogiro in qualsiasi varco agibile. Anche se l'avvio della partita sembra proporre una formazione rossonera rigenerata, con il tiro cross di Donadoni che vedete, è sostanzialmente questa la chiave dell'incontro. E l'azione Zavaro-Falenikov-Schillaci del primo gol conferma la rapidità di esecuzione già espressa dai bianconeri in Coppa Italia. Passando elasticamente dal 5-4-1 difensivo al 4-4-2 offensivo, la Juventus esalta l'agilità di Barros, che traduce nel raddoppio una conclusione di Galia. Il Milan gioca in netta prevalenza nella metà campo degli avversari, ma Rijkaard è squalificato, Donadoni è al rientro e Van Basten è arginato da Bruno e Tacconi. Stroppa sostituisce Colombo, ma la squadra di Sacchi continua a rischiare come sempre, senza la condizione psicofisica di sempre, e i risultati davanti a Galli si vedono. E il fatto che non venga confermato Zoff può aver creato così degli equivoci, vuol chiarirli? Non c'è nessuno che ha detto che non viene confermato, no? Non è mai stato detto, non è mai stato detto nulla. Bisogna sentire da Chiusano cosa ci dirà alla fine, no? E l'avvocato cosa dice? A me non mi farete mai parlare male di Zoff, questo è sicuro. Sta andando troppo bene, mi pare. Non per questo, ma come persona, perché gli voglio bene. Eccezionale. Alessio, sta largo subito. Nella ripresa, Zoff sostituisce Alessio infortunato con brio e un'impeccabile Juventus alla possibilità di controllare un avversario, sicuramente non aiutato dovendo attaccare dai 25 gradi di una giornata estiva. Il gol di Barros, sempre sull'asse sovietico Alenikov-Zavarov, mette definitivamente KO il Milan e scatena l'ira di Sacchi, non del tutto soddisfatto in questo frangente dall'operato del guardalinee. La Juventus sconfigge a Torino i rossoneri dopo la bellezza di 4 stagioni, mentre un Milan, che da 17 giornate non perdeva in campionato, merita per il momento più giustificazioni che processi, visto che non più tardi di 20 giorni fa l'Italia del pallone ne applaudiva all'unisono freschezza di passo e qualità di gioco.